Liberi.tv, 19 luglio, Reggio Calabria. Siamo in compagnia di Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro. Ciao Giuseppe. Ciao carissimi, ciao. Io volevo chiederti innanzitutto la motivazione per cui la CGIL oggi è qui a Reggio Calabria in occasione del primo Gay Pride calabrese e appunto le motivazioni che hanno spinto te e tutti gli altri a muovervi per venire qui. Ma ce ne sono una miriade di motivazioni per cui siamo qua oggi pomeriggio. Diciamo che quella principale è che riteniamo che i diritti civili siano diritti universali. Il diritto all'amore è un diritto universale. Abbiamo scelto lo slogan "Siamo qui per l'amore", appunto per colorare questa nostra partecipazione al Pride di questo pomeriggio. Ho detto più volte, insomma, che l'idea è quella, insomma, di occupare, tra virgolette, insomma, in maniera positiva anche un mondo che sembra diviso e differente dagli altri mondi che si battono per i diritti. E, diciamo, provocatoriamente ho detto, insomma, nell'acronimo che LGBT ci abbiamo portato la E, ci abbiamo portato un mondo che è attento alla cultura e alla cultura dei diritti, e che è attento, insomma, all'idea che la famiglia sia un nucleo differente, diciamo, dal matrimonio classico, perché, insomma, riguarda tutti, riguarda assolutamente tutte le persone, così come, insomma, quei diritti sociali che stanno all'interno delle tutele che anche noi come CGIL, insomma, tuteliamo con i diritti individuali, spesso non valgono per le persone di differente orientamento sessuale, per cui, insomma, è un nostro modo per essere qui, per caricare forte anche sulla partecipazione. Abbiamo organizzato un pullman anche per dire, insomma, che ci stiamo e ci stiamo fisicamente. Ovviamente sappiamo anche della presenza dell'osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità creato proprio a Catanzaro dalla CGIL e delle spinte proprio che hanno in ambito lavorativo, in quanto, come sappiamo, il lavoro è fatto da tutte le persone, siano esse omosessuali, eterosessuali, gay, lesbiche, quindi i diritti sono di tutti come il lavoro sono di tutti, quindi non si vede come in questo paese molti diritti non debbano essere tutelati, debbano essere fatti discriminazioni. Sì, assolutamente, c'è l'osservatorio dentro, c'è una realtà importante, quella dell'osservatorio per le politiche di genere, che tentiamo anche di rafforzare con la presenza nostra oggi e con altre iniziative che faremo nei prossimi giorni, e sono, appunto, insomma, sta anche lì la chiave, diciamo, dei diritti nel lavoro. Quando uno è discriminato nella vita è discriminato anche spesso sui luoghi di lavoro, e questa cosa è una cosa che naturalmente a noi non va giù, la contrastiamo come tutela, appunto, sui luoghi di lavoro, al di là dell'orientamento sessuale, quello che dice la Costituzione, quello che dice lo Statuto dei lavoratori, e noi continuiamo a difenderlo, perché, insomma, è importante difenderlo per evitare che ce li rubino questi diritti e queste opportunità che abbiamo. Giuseppe, un'ultima domanda: pensi che in Italia da qui a breve possa essere riconosciuto una qualche forma di tutela alle coppie formate da persone dello stesso sesso, sia esso un matrimonio civile o una forma di unione che comunque le tuteli dal punto di vista legale? Sì, assolutamente, credo che ci sia un dibattito in campo, che sia anche interessante seguire il dibattito in campo, proprio per evitare storture anche dentro al dibattito e dentro a quello che si sta discutendo anche in questi giorni e in questi mesi per il Parlamento. Speriamo che siamo alla volta buona per alcuni dei riconoscimenti di matrimoni e di unioni civili, speriamo che siamo davvero, insomma, nelle condizioni di fare una discussione che va al di là delle ideologie e che si possa, diciamo, concentrare su quello che è il merito del diritto. Credo che il vento sia buono e credo che partecipare anche e tutti i Pride che ci sono stati nel nostro paese in questi mesi, e anche, insomma, farlo a Reggio Calabria, che è una città del sud dove ha maggiore senso e significato, credo, insomma, sia una buona occasione, un'opportunità che queste cose, insomma, diventino effettivamente fatti reali. È un passo in avanti. Una volta fatto quello, fatto il primo passo, la strada, diciamo, certamente, in genere diventa più facile, diventa molto più tranquilla, sapendo, insomma, che queste cose fanno bene allo stare insieme, fanno bene alla società, perché quando, appunto, c'è rispetto reciproco delle persone, quando si può, diciamo, discutere in termini oggettivi del rispetto degli umani, degli esseri umani, le cose, insomma, vanno bene per tutti, vanno bene per tutta la società, e noi stiamo qua, diciamo, a dimostrarlo.
Benissimo, come dice lo slogan, siamo qui per l'amore, quindi io ringrazio Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro, per il suo contributo, e soprattutto ricordo che il corteo della CGIL è in coda, ma non significa che non c'è, anzi è probabilmente l'unico sindacato al momento presente, quindi vi ringrazio, e Libere TV, Reggio Calabria è tutto. Grazie ancora Giuseppe. Grazie a voi, ciao.